Salve, mi chiamo Michele. Oggi voglio farvi vedere come cucino un pesce rombo. Quest'idea di fare il video mi è venuta guardando sopra internet gli altri video per cucinarlo e notando negli altri tanti errori, tipo l'utilizzo delle patate che hanno un grado di cottura diverso dal pesce, perciò rischiamo di cucinare troppo il pesce e rovinarlo. O qualcuno che addirittura ci mette del rosmarino. Ora vi faccio vedere come procedo. Innanzitutto prendiamo un rombo, ci assicuriamo che sia stato sviscerato l'abbiamo comprato, se no è un'operazione che dovremmo fare noi poco gradevole. All'interno dove è stato sviscerato ci inserisco uno spicchio d'aglio schiacciato in modo che rilascia tutto il sapore. Lo andiamo a pulire. Della sua parte inutile. Prendiamo un tagliere. Appoggiamo l'aglio, prendiamo qualcosa per schiacciarlo, in questa maniera qui, lo inseriamo dentro al pesce. Insieme ci aggiungiamo due pezzettini di pomodoro, pomodorini, che possono essere ciliegini o pachini. Due foglioline di timo, ma anche se non ce l'avete è la stessa cosa perché timo secco perciò non dà tanto sapore. Io ce l'ho e lo sto usando. Nel frattempo che lo preparo accendo il forno a 180 gradi così si riscalda. Prendo una teglia, ci metto un po' d'olio con un po' di aglio, cospargo tutta la teglia di olio e ci metto subito il pesce. Prendo un paio di forbici e gli levo questa parte qui che non mi piace tanto. Il pesce non ha bisogno di essere squamato perché non ha squame. Diciamo che procediamo un po' come tutti i pesci che vanno fatti al forno. Prendiamo dei capperi che danno molto sapore, capperi sott'aceto. Scoliamo un po' di aceto e ne buttiamo. Tanto, più ne buttiamo, più sapore darà al pesce. Prendiamo un po' di pomodorini che abbiamo lavato, li tagliamo a pezzettini. Pomodoro dà sapore incredibile, ciliegino. Poi un po' di rosso, mi è sempre piaciuto un po' in tutti i piatti. Penso che possano bastare. Poi prendiamo delle olive, possiamo usare olive nere. Queste sono delle olive a randelli oppure delle olive taggiasche, molto saporite. Sembra che questo qua a randelli ce l'avevo già aperto, preferisco consumare ciò che ho.
Richiudiamo le olive, le riponiamo nel frigorifero. Abbiamo bisogno ora di sale, ma sale marino, preferibilmente quello di Margherita di Savoia, perché sale marino naturale al 100%, che forse è il miglior sale che esiste al mondo e anche il più economico, che potete trovarlo in tutti i discount vicino al pacchetto di sale. Controllate che provenga da Margherita di Savoia, che recentemente hanno notato che nel sale delle Sicilie era tossico. Ci mettiamo un po' di pepe, anche se ne mettiamo un bel po', tanto la pelle poi sul pesce viene eliminata, cioè il pesce non sarà molto piccante. Ci mettiamo del vino bianco, un bel bicchiere di vino, perché poi nel frigo evapora ed è quel vapore che ci cucina il pesce. Ora il pesce a questo punto è pronto per essere infornato. Apriamo il forno, prendiamo la teglia, la griglia e la mettiamo a metà del forno, che non abbiamo bisogno di fare la crosta sul pesce, che deve stare troppo alto. Ora lo inforno, dopo vi farò vedere il risultato di quello che è uscito. Ora il pesce è nel forno, ci ho messo il timer a 25 minuti. Calcolando la dimensione del pesce è abbastanza grosso, più o meno ci vogliono quelli dai 20 ai 25 minuti. Esaminiamo un po' il pesce da dentro, accorgiamo che è un po' gonfiato e la pelle che si stacca, perciò dopo ci facilita la sua eliminazione. Attendiamo ancora la fine della sua cottura. Sono passati poco più di 25 minuti, a quest'ora il pesce dovrebbe essere pronto. Prendiamo il forno, tiriamo fuori il nostro bel rombo al forno. La scelta di questo pesce è stata soprattutto perché ha poche spine, facile da pulire, soprattutto non ha un prezzo altissimo rispetto a quanto ce lo fanno pagare al ristorante. Prendiamo il pesce, oppala, e lo mettiamo nel piatto. Ci abbiniamo una bella bottiglia di vino rosso. Contro la leggenda di bere del vino bianco col pesce, vi auguro buon appetito.